Expo di Milano, che era quella più avveniristica, e questa è stata la prima dopo quella, e dura fino a quest'anno, credo nei suoi 5 anni, compresa la pausa, quindi ha fatto 15, 16, 17, e poi forse deve fare ancora un anno. D'altra parte è talmente bella che non sarà facile farne una migliore. E ha uno slancio neogotico particolarmente riuscito. E per il resto il rito lo conosciamo, è stato un grave errore per 2 anni lasciarsi intimidire da una falsa interpretazione del rapporto fra gli uomini e Dio, bloccando processioni, riti popolari, mentre invece si tenevano aperti gli aerei, si andava sugli aerei tutti attaccati, non si poteva andare alle feste. Io ho fatto un'azione per poter fare riuscire il Cristo risorto, detto l'uomo vivo, o il gioia di Scicli, perché quest'anno ancora il vicario del Vescovo sembrava voler interdire l'uscita, però non è capitato assolutamente niente, ma la paura del contagio è superiore alla fede in Dio. Possiamo dire che il Covid ha dimostrato che Dio non esiste e la fede in Dio non c'è in nessuno, tutto è accaduto soltanto in San Vaccino, salvo poi riconoscere delle controindicazioni che sempre di più si fanno sentire. Ma chiudere le chiese, impedire le messe, impedire le processioni è stato un atto vile contro le tradizioni e contro la religione. Non so come ne usciremo, ma insomma intanto adesso è ripartito. Siamo ripartiti con la macchina. Non sia più messo nell'angolo in nome di Speranza e di altri che hanno interpretato in modo repressivo. Basti pensare, lei deve immaginare il coprifuoco a Nola in novembre. Che cosa serve? Nessuno esce di casa dopo le 10 di sera. Il coprifuoco ad Aversa, il coprifuoco a Fossombrone, il coprifuoco a Conigliano. Cioè hanno inventato delle misure grottesche di limitazione della libertà che significavano una forma di prepotenza rispetto alla logica. Detto questo, io ho fatto tutti i vaccini, quindi il vaccino lo fa, ma non deve far diventare il Covid una malattia di Stato che supera il cancro, l'epatite C, l'AIDS, tutto. Ogni malattia richiede che uno sia prudente. Detto questo, la cosa più terribile è la sospensione delle processioni e delle attività religiose, che fortunatamente riprendono, quindi ringraziamo Dio anche se non c'è. Ringraziamo Santa Rosa. Santa Rosa. Grazie.